Devo assolutamente alzare volume, questa canzone è bellissima. Ho il volume basso, Madonna che bella. Wow. Sì. Eh sì, guarda. Super smooth. No, non me la ricordavo che era così bella sta canzone. Sì, posso. No, no, assolutamente, lo posso anche togliere se voglio. Certo. No, no, sì, lo puoi attivare e disattivare come vuoi. È un programma. Eh sì, è un programma, quindi attivi o disattivi quando ti pare. Sì. La. No, non sostituisce OBS. No. È un'integrazione. Cioè, lo puoi usare anche per fare le video call, per dire. Oh no, è semplicemente un programma che ti gestisce meglio la voce tramite il microfono e il video. No, non c'entra niente con. Cioè, puoi integrarlo OBS. Sì. Ecco, il green screen, esattamente, Davide. Sì, col green screen lo sfrutti bene. Ma infatti mi ricordo che al tempo, quando avevo provato a fare col green screen, vi ricordate il periodo in cui streamavo tantissimo col Quest 2, con l'Oculus Quest? Che avevo streamato un po' di coso di Beat Saber, che io ci giocavo tantissimo a Beat Saber quel periodo. Avevo provato a streamarvelo un po' e avevo usato, mi sembra, sempre questo programma. È Shadowplay che ti fa fare la live. Sì, questa è un'altra cosa, questo è Nvidia Broadcast. Un'altra roba ancora. No, infatti. Parla con Nvidia, hanno scritto standa invece di stanza sul sito. Sì, la loro eroina. Va bene. Mike, per caso ci sei? Se ci sei, segnalaglielo a Nvidia, che hanno la standa. Pacca sulla spalla. E succede, sono dei typo. E mi sa che non c'è Mike. Delusione, Clund? Come mai? Madonna la standa. Ma cioè, la standa ci andavo quando ero piccola. Ma l'hanno chiusa, è vero? È fallita la standa. Non c'è più. Era del Berlusca? Ah sì? La standa? Ah, ci sei, Mike! Diceva Pane che sul sito di Nvidia c'è un errorino. Hanno scritto la standa invece che la stanza. Così magari se glielo vuoi dire sono contenti, visto che c'è un typo. Vabbè, ma senti, ma ci vado a piedi, dai. Raggiungi il luogo del massacro. Beh, vediamo di fare una missione che sia di un livello decente. Sabato sera dopo le 21 su Discord ci si organizza per Fall Guys. Siete tutti invitati. Beh, bello. Capito, raga? Il sabato sera dopo le 21, se non andate a fare bagordi e grog, Fall Guys. Con la community. Può essere, Vazgan. La billa. Oh, grande Mike, perfetto. Assolutamente sì, Mister Ares. Eh sì. Sì, perché l'Nvidia Broadcast ha già un filtro di riduzione del rumore, quindi non hai bisogno poi di usarlo da OBS. Esatto, sì, non ha senso usare due filtri di riduzione rumore. Meglio usare quello di Nvidia Broadcast, che è migliore. Horizon? Sì, è un bellissimo gioco. Sì. Lo sto giocando, lo sto rigiocando adesso proprio perché è bello. Così poi ci giochiamo anche il 2. No, aspetta, no. No, le sfide brutte. No, non le voglio fare le sfide. Ieri ne ho fatta una, non mi è piaciuta. Allora, commissioni aperte. Trova l'anello di Time. Questa è più vicina, però. Uccidi Segodonti. Vai. Andiamo a far fuori Segodonti. Qui.
Posso cavalcare un secodonte. Anzi, non posso cavalcare il cervavito. Hai fatto una buona azione, pane. L'idea di cercare una casa nuova al momento è nell'aria, nel senso che c'è l'idea, però a conti fatti non sto più cercando adesso perché ho avuto diverse spese impreviste, in più le tasse che mi hanno legnato come non mi hanno mai legnato nella mia vita. C'è da dire che l'anno scorso ho lavorato davvero tanto e questo lo Stato non lo perdona, perché lo Stato vuole che tu non lavori, perché se lavori tanto ti fa pagare un sacco di tasse. Quindi per il momento no, non sto cercando, perché manca la base. Quindi vediamo, più avanti. È che è molto piccolo, Max, questo appartamento, ed è in una zona non proprio fantastica di Milano. Cioè, mi sarebbe piaciuto comunque spostarmi in una zona un po' più carina. Almeno, sai, da poter uscire ogni tanto la sera, anche andarmi a mangiare un gelato senza stare con l'ansia che mi assalti qualcuno dietro un vicolo. Diciamo che sta zona qui ha un pochino di problemini. Quindi, non è, guarda, non è neanche tanto per la grandezza in realtà dell'appartamento, cioè trovassi anche un appartamento poco più grande di questo, alla fine mi andrebbe bene lo stesso. E questo è, non è piccolissimo, è 75 metri quadri, non è minuscolo, cioè comunque un bilocale. Però non è tanto questione di grandezza quanto di vorrei semplicemente vivere in una zona un pelino più tranquilla, almeno per poter uscire ogni tanto. Però purtroppo il problema è che le zone un po' più tranquille costano un rene della testa. Un rene della testa, costano un occhio della testa. E quindi tocca mettere via veramente, veramente tanti, tanti, tanti soldi per poter prendere un appartamento in una zona decente a Milano. No, vabbè, pane, ma non è, cioè, non è che è il Bronx qui dove sto, cioè, per assurdo, la zona Miramare dove stavo io, dove sono cresciuta, era peggio a livello di delinquenza, Cioè, le zone dove io sono cresciuta da bambina, Miramare di Rimini, erano peggio, ma veramente, erano molto peggio della zona dove vivo io adesso. Solo che diciamo che qua vicino c'è una piazzetta dove notoriamente spacciano. L'unico parco bello di tutta la zona, 2 anni fa ci hanno violentato una signora di 50 anni che portava fuori il cane. Quindi ecco, diciamo che sto un attimino con l'ansia dell'uscire magari anche solo per mangiarmi un gelato la sera. Vorrei cambiare zona. Però serve il conio. Serve tanto conio. E quello è il problema. Miramare il Bronx di Rimini? Sì, purtroppo sì. Quindi, per assurdo, in realtà la zona dove io sono cresciuta a Rimini era molto più pericolosa della zona dove vivo ora a Milano, Il problema del vivere fuori Milano è che poi mi troverei in difficoltà con il lavoro e con tutti i miei progetti, perché il problema del vivere fuori Milano è che se poi, cioè, io almeno 1-2 volte a settimana, adesso vabbè, è estate e quindi no, però io di solito 1-2 volte a settimana devo andare in ufficio da Intail. E l'ufficio di Intail sta, ad esempio, qua vicino alla mia zona. Andare fuori Milano vorrebbe dire dover rientrare a Milano almeno minimo 2 volte a settimana, che poi probabilmente sarebbe decisamente di più. Cioè, a volte potrebbe essere anche 2 volte al giorno, 3 volte al giorno. Il problema dell'andare fuori Milano è che poi quello che magari ci risparmi nella casa lo spendi in benzina, o lo spendi per spostarti, o in tempo per spostarti, capito? Cioè, il discorso è questo. Se stai dentro Milano e vai in zone un pochino più belline, cioè, letteralmente lavori tutta la vita per comprarti una casa del genere, ma a me sta bene. Io non ho particolari ambizioni, non me ne frega niente a me di fare il paperon dei paperoni. Quindi a me sta bene anche lavorare tutta la vita per comprarmi magari una bella casina in una zona carina di Milano, che non ti dico una bella zona perché quella è too much. Zona carina. Una zona che non sia proprio un degrado. Allo stesso tempo devi capire se il gioco vale la candela, perché andare invece fuori Milano... Vale la candela. Il problema di andare fuori Milano è che poi, ripeto, quello che non spendi di soldi lo spendi in tempo, madonne, nel traffico e negli spostamenti. Quindi devi capire cosa fare.
No, è basta. Zona City Life costa troppo. Guarda, mi accontenterei vicino a Sempione. Già vicino, vicino a Sempione. Ma no, non in Sempione, ovviamente. Però, tipo, una delle vie della zona Sempione. Madonna, raga, sarebbe il mio sogno. E io quelle zone lì guardo, però costa veramente tanto. Cioè, costa tantissimo. Oh no! Ma mi vede? Mi sta vedendo? Niente, altro aggiornamento. Però Forbidden West. Ma io non è, non è quello che devo uccidere, vero? Ma stiamo scherzando? Ma io mai nella vita riesco a ucciderlo quello. Ma è fortissimo. Cioè già lo vedo che è forte. Vabbè, no, tipo, adesso non la posso comprare, però magari fra 8 anni, se continuo a metter via 2 soldi, arriva una certa dove effettivamente riesco almeno a partire con un mutuo. Poi, ovvio, lavoro tutta la vita per pagarmi quella casa. Però, per me ne vale la pena, tanto ripeto, io non è che ho particolari ambizioni e non sono una persona... Sono stata scoperta. Cioè, materialista che devo per forza comprarmi, che ne so, tutte le ultime cose. Non me ne frega un cazzo a me, capito? Quindi io una volta che ho la mia casina, che sono tranquilla in una buona zona, sto bene. Mamma mia, raga. Ma io le posso craftare queste, sì. Mi ha grato, mi sa. Mi ha grato. Stavo craftando sta roba io. Vedo molto arrabbiato questo secodonte. No, vabbè, in due. Ma no, no, ne agriamo uno solo. No, no, in due non ho. In due è follia. No, no. Sì, vabbè. Sono esplosa via con la forza di 1000 soli. Michereos, grazie per il prime. Grazie mille, Michereos. Grazie per il supporto, bello, benvenuto. Vivere pagando casa? A me va bene. A me va bene vivere pagando casa. Tanto c'è un obiettivo nella vita, bisogna averlo, no? Io voglio la casa. E io voglio la mia casina. Non ho altri obiettivi per il momento, voglio la mia casina. Ciao, Zvolla! Grazie mille per il Prime. Anche a te, benvenuto. Grazie, grazie, grazie. No, io sono stata veramente una vita in affitto. Ma anch'io, Vazcan, Io ho fatto 4 anni a Rimini in affitto e... 7? No, forse 5. 5, scusami. E 5 a Milano. Ho pagato tipo 10 anni d'affitto, quindi... No. No, no, lo so anch'io, guarda cosa vuol dire pagare... Pagare affitti su affitti, quindi non ci tengo, ecco, a tornare in affitto, quello no. Sì, io punto ad avere una casa dignitosa in un luogo dignitoso e a me sta bene anche lavorare tutta la vita per pagare quella casa, a me va benissimo. Non ho assolutamente, non ci vedo nulla di male. Si scende. No, no, questa qua non è in affitto. No, ma questa, il problema di questa è che è molto piccola ed è in una zona un po' del cazzo. Cioè, infatti per quello che l'abbiamo pagata niente. Cioè, questa letteralmente l'abbiamo comprata per un cazzo. Cioè, ce l'hanno tirata dietro sta casa. Ma perché è normale, ripeto, è piccola ed è in una zona non ambita. Già se vai in zone un po' più belline, la stessa metratura la paghi 10 volte tanto. No, in affitto non ci tornerei. Non ci penso neanche. No, no, non è molto piccola 75 metri quadri, assolutamente. Però diciamo che se, cioè, se proprio devo fare l'acquisto, capito, in una zona un po' più bellina,
almeno un 100 metri quadri lo vorrei. Non ti dico che voglio la reggia di Caserta, eh? Però un 100 metri quadri, sinceramente, almeno un trilocale mi piacerebbe. Cioè, vorrei avere una stanza tutta mia per il lavoro. Io non ho il gas in casa, eh? Io ho solo elettricità. Io il gas ce l'ho solamente per la caldaia, quindi uso pochissimo. Pochissimo, pochissimo. Io non ho il gas. Io ho le piastre a induzione. Io pure uso le piastre a induzione. Ho tutto elettricità. Ho solamente la caldaia che va a gas. Ma lì è costoso Cobra Network. Lì, quella zona lì è costosetta, eh? La zona di Sarpi, tu dici. No, ma infatti non me ne farei neanche niente di una reggia di Caserta. Ma infatti, ripeto, io non voglio la casa grande, eh? Cioè, mi va bene un appartamento dignitoso. 100 metri quadri, insomma, mi sembra un buon compromesso. In una zona carina, magari. Non ti dico il centro, ma zona bellina. Magari una traversa di Sempione, toh, sarebbe fantastico. No, a me della zona frega perché vorrei uscire ogni tanto. Anche solo a fare una passeggiata, capito? Anch'io non è che sono una che esce chissà quanto, pur io. Però se una sera mi viene voglia di andarmi a mangiare un gelato, voglio star tranquilla, capito? Cioè, vorrei poter tornare a casa la sera senza stare in ansia. No, ma io anche prima delle live non uscivo molto, non c'entrano le live. Sono proprio io che non sono una che esce tantissimo. Però ripeto, a prescindere da questo, appunto, proprio perché non sono una che esce tantissimo, almeno visto che sto sempre in casa, almeno una casa bellina fammela avere, no? A maggior ragione, io che sto tantissimo in casa, ho più bisogno di una casa bellina magari rispetto a chi è sempre in giro, esce fuori. A maggior ragione, proprio perché esco poco, almeno quel poco. Poi io, sì, perché c'è gente che magari, ne so, sta bene in un monolocale perché tanto è sempre fuori, è sempre in giro, no? Quindi dice chi se ne frega. Io sto perennemente in casa, vorrei una bella casina. Lo so, Cobra, purtroppo non c'è alternativa. Cioè, nel senso, c'è l'alternativa. L'alternativa è accontentarsi di un buco di culo in una zona brutta. Ma io sono una... cioè, io mi sono già accontentata. Nel senso, a me sta bene. Però se posso migliorare, perché no? Mi provo. Io ci provo. Poi io, se non ci riesco, pazienza. Però il mio obiettivo di sicuro è quello. Non è che muoio se non trovo la casa. Però... ma infatti 500.000 euro solo se la devi ristrutturare tutta, trovi forse. Magari a quel prezzo. Comprerei subito, cazzo. Grazie, Demi. Grazie. Grazie per l'augurio. Sì, dai, tutto bene. Ancora tosse. So come eseguire l'override su un secodonte, se mi avvicino. Vabbè, beh, alla fine se ti sposti in quelle zone lì ci sta. Io perché comunque ho la necessità di andare a Milano. Oddio. Ma non posso fare l'override su un secodonte. Non ho capito, devo prima uccidere, ma... deve essere possibile però chiamarne uno solo. Proviamo ad attirarli.
Ci sta, beh, io dovrei andare però esattamente dall'altra parte, quindi... Ok, vai, chiamiamolo. C'è ancora qualcuno? Ups. Ma porca miseria, ma tira sto sasso, non per le palle. Raga, io, cioè, a me mi mettono ansia sti secodonti, seriamente. Adesso faccio una cosa. Io intanto mi crafto qui. Vai. Io mi metto qua a cecchinare. Porca miseria, meno male che dovevo cecchinare. Ma tipo che non l'ho preso mai nella vita. No, è arrivato anche il cugino. Ma dai, ma due è impossibile, ma... Come posso farne fuori due? Ma non è plausibile, dai. Ma questi mi one shottano. Ah, Eva, vado in acqua, vienici in acqua. Vieni. Dai, vieni. Se ne stanno andando. No, il fischio non l'ho sbloccato. Ah, perché col fischio ne posso tipo prendere uno solo? Ah. Proviamo. Non l'avevo preso. Lo so, quello è vero, Bea. Il problema è che io sono lontana anche dai mezzi. Cioè, io non ho la metro qua. Cioè, non esiste, non c'è la metropolitana qua dove sono io. Mi serve. Anche per quello probabilmente che la zona costa un cazzo. Che non c'è la metro. Ok, mo arrivano. Ma posso usare l'override sul secodonte, dici? Oh, io ci provo allora, se dici che è fattibile. Beh. No, sta zitto! Mannaggia! Dove sei qua, occhiolino? Girati! No! Mannaggia, guarda che mo mi fa sgamare, sono scemo. Non l'avevo visto. Ah, sì? Allora, oh, proviamo, dai, proviamo. Non pensavo di poterlo fare. E infatti mi ha detto di fare l'override, però non credevo di poterlo fare. Ah, qua non ci passo. E intanto fa ridere. Com'è possibile che io non riesca a passare qua? C'è un figurino, Aloy. A livello di trama... è diventata una cercatrice, Aloy. Sono una cercatrice, quindi cerco cose. E devo cercare qualcosa. Non mi ricordo cosa, però. No, no. Vieni. Vediamo se riesco a fare l'override. Ah, invece sì, ci riesco. Grazie della dritta. No, non l'abbiamo giocato ancora. Lord. Secodonte contro secodonte. E io gli darò una mano. E sono fetente. Quindi... Allora aspetta, qual è il mio secodonte? Il mio secodonte è quello con i simbolini sopra. Sta perdendo però, va bene? Non ci arrivo, non vedo. Ho preso. Ah, ho preso il mio o l'altro? Ho preso il mio. Dai. Vai, vai, spaccalo, spaccalo, guarda. Mamma mia, fortissimo il mio secodonte è stupendo. Bravo. Dopo ti riparo, è veramente forte. Funzionato, ottima idea. L'ultimo tampone era ancora positivo.
Domani provo a farne un altro. Però mi dice uccidi Secodonti, quindi non ho finito. Devo uccidere anche lui. Francis, devo farti fuori, mi dispiace. Io non vorrei, ma... va bene. Mi dispiace molto. Aspetta, colpo silenzioso? Potevo fare il colpo silenzioso su di lui, ma sul serio? Questo se mi tocca mi apre. No. No. Io andrò molto lontana. No raga, ma mi fa troppo male. Aiuto. Ma che male mi fa. Aiuto. Niente, l'ho tirata proprio in colonia. Ma porca miseria! Questo robagaglio qua salta! Io non lo prendo. Allora, aspetta. Provo a dargli fuoco. Ma non c'era lo slow motion, tipo? Sì. Dovrò colpire sto bagaglio qua sotto, secondo me. Dove va? Ma! Cosa fai? Ti ritiri? Adesso che ti attacco ti ho fatto male, ti ritiri? Così l'anime? Scappato. La paura è scappato. Va l'ansia. Ci siamo di nuovo. Aspetta, perché forse in realtà posso risparmiarmi da sta roba. E riesco a fare un bel colpo furtivo. Ok, dire non era un colpo furtivo. Decisamente non lo era. Oh. Poco casino qua, eh. Il problema è che non espone mai la parte sotto del petto, quindi è difficilissimo riuscire a colpirlo lì sotto. Non la espone mai. Vabbè. Oh, va. Fatto a frecce incendiarie. È sicuro uscire ora? Adì. Vabbè, dai, ce l'abbiamo fatta. L'importante è quello. Ha due serbatoi anche dietro la schiena? Però immagino che il punto debole fosse quel serbatoio che va qua sotto. Il problema è che, tipo, colpirli è impossibile. Perché lo proteggono col corpo. Comunque qua c'era qualcuno. Sentivo le voci. Yeah. Sei l'audace che era un'emarginata. Che cosa ci fai qui? Il vostro amico Dan mi ha detto di cercarvi. Perché siete qui? Il Secodonte ci ha strappato le sacche. A me. A noi. Senza le armi non sapevo. Ma io immaginavo sarebbe Grazie stato un ragazzino di 12 distrutto. Anni a giudicare dalla Possiamo voce. Possiamo tornare a casa. Una cosa, non direi a nessuno di averci visto qui, vero? Io non ho visto nessuno. Vi serve aiuto a scendere? Possiamo farcela da soli. Non prenderla male, ma non possiamo farci vedere con te o potrebbero capire tutto. Buffe animazioni del collo. Sì, Dani, ho giocato a Fall Guys. Mi sono divertita un botto. È vero, l'ha schivata da sotto. Buona idea. Neve. Sì, sì. Di certo non si sta facendo più caldo.
Sì, anche la schivatina, questa qua. Più passi sotto e attacchi con la lancia. Allora, torna da Dan. È vicino. Sì, ma io tutta a piedi me la devo fare. Mannaggia, avevo un secodonte e me l'ha fatto uccidere. Oh. Ah, però abbiamo queste, non c'è bisogno di usare le frecce da cecchino. Mi serve un sacco di carne per fare le pozze. Una folaga! Truce! Ho preso la folaga! Wow! Ma che poverina, non ha sofferto neanche un attimo, non si è accorta di niente. Per la mia sopravvivenza. Serve per le pozioni. Hai visto? Ho preso la folaga e non il secodonte vicino a me. Vabbè, normale, con l'arco è più facile mirare da lontano che da vicino. Allora. Vai, pozioni curativa. Una sola. Il secodonte non lo posso usare come mezzo di trasporto, peccato. L'ho usato volentieri. Raga, è normale, è più lontano, riesco a colpire meglio se è più lontano. Esatto, Lenny, non è nessuna novità, vado e distruggo cose. Non si è mai troppo preparati. Che altro, volevo capire se posso prendere anche i pesci. Che ci sono i pesci. Prima ho visto una carpona. Nessun animale è al sicuro quando ci sono io intorno. No, no, non è vero che funziona al contrario. Ah, devono avere la sella gialla. Cinghiale. Non l'ho preso. È andato. Aspetta il tacchino! Devo recuperare quel cinghiale. Ormai è ferito, non posso lasciarlo andare. Sarebbe veramente malvagio da parte mia lasciare andare quel cinghiale mezzo ferito. Ah. Arco di precisione. Magari... Oh, ma come non ho munizioni? Ma che dici? Sì che le ho. Dai. Dov'è? Ciao, Kimariax. Grazie per il Prime, benvenuto. Oh. Alleluia. Mamma mia, è stato durissimo combattere sto cinghiale, peggio del secodonte. Dicevo, grazie Kimariax. Grazie per il Prime, ben arrivato. Sì, raga, ma è voi avete visto... È carne buona, hai sentito? Ma voi avete visto quanto è difficile fare le pozze? Trappo le pozioni. Cioè, guardate quanto mi costa. Per fare una pozione mi servono 3 di carne grassa e 3 di carne nutriente. No, 2 di carne nutriente e 3 di carne grassa. Oh, ma è costosissimo. Cioè, sono dei costi esosi, esorbitanti. No, infatti non conviene farle. Cioè, costa troppo. Devo veramente cacciare tutta la fauna e la flora. Dei soldi comprare via? Sì? È vero, è troppo costoso. Devo farmare. Ma porca miseria. È la crisi.
Bravo, vieni a controllare. Cos'è successo al tuo amico? Ti sta chiedendo aiuto. È in fin di vita. È in pericolo. Ha assolutamente bisogno di te. Ha bisogno di te. Neanche il robot. Ne è valsa la pena. Merci. Ed un sopravvissuto laggiù. Non capisco, colpisce il serbatoio di benzina? Sì, sì, ma infatti farmo un po' di macchine perché mi servono le frecce. Sono rimasta... Non posso fare le frecce dirompenti, infatti, non le posso più fare. Prima ho buttato veramente un sacco di materiali. Per l'ultima boss fight al calderone, che c'era quel boss grosso. Ho buttato tutte le risorse che avevo. Corri, Aloy. E non sappiamo nemmeno perché. La prossima volta ricorderò le parole delle matriarche. Madre purificata. Torna da Dan. Dov'è Dan? Ah, ma è qua. Ho trovato i tuoi amici, dove sei? Torneranno a breve. Oh, grazie. Grazie, grazie, grazie. Non sai che sollievo. Non lo dirai a nessuno, vero? Nah, sarà un segreto fra me e 544 persone. Non ti preoccupare. Siete salvi, credo. Hai ragione. Alvissimi. L'inno assolve tutti quanti. Grazie. Non è quello che intendevo, ma va bene. Ha delle braccia un attimo rigide, effettivamente. Pelo rigido. Nessuno ha visto niente. Colpa mia. Dovevo andarmene subito. Anch'io me le ricordavo meglio le animazioni durante i dialoghi, sai? Ma secondo me perché adesso siamo abituati col 2. Cioè che il 2 effettivamente ha delle animazioni davvero molto belle. E questo non aveva delle... bellissime animazioni. Cioè, oddio, non faceva schifo, perché comunque anche sto Horizon, dai, era bello. Però se lo paragoni al 2, poi esatto, siamo abituati a The Last of Us. Ma che anche il primo di The Last of Us aveva delle animazioni pazzesche. Non solo il 2. Anche il primo le aveva molto belle, comunque. Le scorciatoie. Ma Death Stranding si vede che ci ha lavorato tantissimo comunque. Wow. Dicevo, Death Stranding si vede che ci hanno lavorato tantissimo. Sputato un polmone. Ciao, Baphometto. Rip. Streamer muore in diretta di tosse. Delle casse da aprire nel mio inventario. Mi sa che le avevo già aperte. Ne ho altre? Ah no, hai ragione. Vero. Grazie. Non le avevo aperte queste qua. Prendo lo sciroppo. Mamma mia.
Uso lo sciroppo, vediamo se mi calma un attimo sta tossaccia schifosa. Buona palestra, Mister Ares. Allora, dicevamo. Reazioni. Frecce incendiarie sono full. Queste non le posso fare. Ecco, lancia trappole. Non li posso fare perché non ho i cavi. Il Covid è una merda e sono d'accordo. Sono pienamente d'accordo che il Covid sia una merda. Non l'ho preso a cazzo lo sciroppo, Michele. Ogni 4-6 ore si può prendere. E dato che ho una tosse che mi lascia senza fiato, direi che è il caso di prenderlo. Una trappola, una. Pare, una. E purtroppo mi servono più punti per aumentare lo spazio. Devo aspettare ancora un po'. Ah, i cavi però me li fai prendere. E allora mi fai craftare le munizioni con questi cavi. Peste. No. Ah. Va bene, fa niente. Me lo tengo per dopo. Lo tiene per dopo. Ma il problema Max Casagrande attualmente non è il mal di gola. Cioè il mal di gola del Covid non ce l'ho più. Il problema adesso è la tosse. Il problema è che la tosse non la placchi con niente. È bastarda. No vabbè, non ti scusare, figurati. Si è accorto nessuno di niente. Sì, la tosse si autoalimenta. Più tossisci, più lo fai. Ah sì? Il mio inventario con borse più capienti? Ma guarda, sto cercando di mettere più punti possibili, infatti, sull'inventario. Facendo fuori ogni macchina. La lente è buona. Infatti la vorrei quella lente lì. Che posso buttare che non mi serve questo pezzo di carne piccolo. Il mio focus potrebbe scoprire qualcosa. È difficile distinguere le tracce, ma queste sono di carne e di cinghiale. Segui le tracce. Lo sto facendo fuori, ma si è girato l'altro. Fingerò nonchalance e andrò avanti.
Ottimo. Vero il fischio? Nessun marchio. Chissà chi l'ha ucciso. Schiuma attorno alla bocca. Ha qualcosa incastrato in gola. Ho trovato l'anello. Deve essere l'anello di Taim. Ok, beh, l'abbiamo trovato. Possibile trattenere la tosse. No! Sto cadendo male. Non posso salirci lì sopra? No. Vai! Allora, è come il cavallo di Skyrim. I can do this. Skyrim skill, guarda che roba. Di testa nei ruscelli. Qua è un po' più complicato però. Dai, yes. Chi la dura la vince. Effettivamente Sam Porter non era uno scalatore all'altezza. Di caviglie. Come procede la caccia? Ti ho portato la pelle e il tuo anello fortunato, Taim. Oh, sia lodata la madre. E te, naturalmente. Dove l'hai trovato? Nello stomaco di un cinghiale. A lui non ha portato fortuna. Io credo che lo porterò al collo d'ora in poi. Bravo. Ma credo proprio che farò così, Fireblades, perché ho notato facendo alcuni livelli ieri che è veramente, veramente difficile in alcuni punti, quindi bisogna farmare. Perché ovviamente più danno faccio, meglio è. Se non faccio abbastanza danno, mi sdrinano. Sopravvissuto dopo tutto. Ma con me ce l'aveva? Sì, posso aumentare l'inventario cacciando pelle e ossa. Qua. Se non ho visto male. In creazioni, dove c'è capacità, vedi? Però al momento carne grassa vuole. Ah, una però. La borsa delle armi. Carne nutriente. Trovare della carne nutriente. Spero tu voglia fare compere, mi servirebbero dei frammenti. Vediamo. Cambia. Ti interessa qualcosa? Certo che sì. Allora, vediamo se lui ha carne. Ah! Ma questi sono gratis. Ma? Ah! Quelli erano gratis, forse del DLC? Sacra roba del DLC. Allora, vediamo cosa vendiamo. I nuclei. Questi li vendo tutti. Tutto quello che non è creazione oggetti. Stuzzicadenti antico. forse sì, è roba della Complete Edition. Orologio. Orologio.
Allora, questa mi sembra tutta la roba. Anche questi. Ok, io ho 1226 frammenti. Vediamo se posso comprare qualcosa. Anzi, prima apriamo quelle casse. Ti sta proprio bene. E ti proteggerà dal veleno che quelle macchine corrotte sputano ovunque. E cosa parla? Una delle armature che mi ha dato, forse? Grazie, anch'io. Vediamo. Allora, inventario. Apriamo ste cose. Pioniera Banuk. Ranger della tempesta. Arco d'abbattimento Banuk. Arco possente. Oh. Wow. Allora. È still better il mio, eh. Però questo ha due modifiche. Mi dà resistenza a tutto. Mentre questo ha una sola modifica. Preferisco il mio. Il mio secondo me è meglio. È roba del DLC? Però mi sembra meglio il mio, sai. Guarda. Ho messo le modifiche e non è male. Certo, dimmi, Danny. Mentre armi... Allora, fammi controllare. Praticità 80. Questo praticità 35 perché l'ho ampliata io. Praticità 80. Questo arco corto. Questo è possente. Praticità 80. 16, 25. 13, 25. Questo sembra avere una base migliore del mio. Ciao Frafrog Richard. Ciao bellissimi. Grazie per il raid. Buonasera, stiamo giocando Horizon. Oh, salutali, salutali. Amma Eloisa. No, ma infatti voglio usare roba stealth. Roba che mi rende super stealth. Sì, sì. Allora. Aiuto. Questo... mi sembra migliore comunque del mio. Ah, in realtà siamo lì, eh. Questo come frecce incendiarie. 12, 5. 13, 25. L'arco d'abbattimento mi sembra migliore. Capacità di lacerazione migliorata. Credo che userò questo, vediamo. Al posto di questo. Vediamo se riesco ad aggiungere delle modifiche. No, danno da lancia. Danni. Allora, andiamo in creazioni, modifica. Qual è il Banuk? Questo. Questa è la precisione. Questo è il Banuk. E non mi sembra male. Sì, sì, vero, vero. Meglio se non ci notano in giro. Infatti il basso profilo è la cosa migliore. Questa è ottima. Fuoco, praticità e ghiaccio. Io metterei fuoco, praticità e mettiamo anche un altro praticità. Così siamo più veloci. Batteremo la corruzione finché non morirà anche l'ultimo di noi. Temo che quel momento arriverà troppo presto. È stata colpa mia. Dovevo andarmene su. Ho uno spazio libero? Vabbè, ma non metterei due archi così simili. Sì, ma raga, sono due archi quasi uguali. Poco senso mettere due archi così simili. Lili. C'è Musino. No, aspetta, raggiungi il luogo del massacro. Forse possiamo andare avanti, eh. Ho fatto tutte le secondarie. Sì, mancano solo i terreni di caccia, che però che palle. Tutorial. Ah, c'erano dei tutorial. Ehi, danno un sacco di exp. Ma li posso fare dove mi pare, mi sa. Con l'arco di precisione, però.
Vabbè, devo trovare le vedette. Poi, Danny, prima prova la trial, vedi se ti trovi. Metti che poi non ti trovi, non ti piace. Per sicurezza, io fossi in te, prima giocherei un pochino. Tanto fino al 60 ce l'hai gratis la trial. Prima giocati per bene la trial, vedi se ti piace il gioco, se ti piace lo compri. Non ha senso comprare il gioco quando te lo danno gratis fino al 60. Poi vabbè, magari vuoi per forza fare una classe di quelle che non sono lì, però... Io fossi in te... Me la sfrutterei più che posso la trial. Oh, ecco una vedetta. Vai. Allora, con l'arco di precisione. Ho visto una vedetta, l'ho vista di sicuro prima. Eccola. E che ha girato dalla parte opposta. Affrontarvi non sarà un problema. Non volevo colpirla. Volevo mollare il colpo, onestamente. Ehi, ma che c'è, tesorino? Sei coccolosa? Ma sei coccolosa? Lily è in modalità coccolosa. Non vedo niente. Ha dato la roba tutorial? Sì, uno di tre. Servono altre vedette. Ah! Sta così male il cervavite. Arrabbiato perché ho ucciso il suo amico. Il Lancer è il Dragoon, sì, esattamente. Proprio quello. Vabbè, ma ascolta, le missioni tutorial comunque non le devo fare adesso. Cioè, le posso fare mentre faccio altre missioni. Leggiamo semplicemente cosa dobbiamo fare quando mi capita di trovare quei mob. Facciamo la missione principale, dai. Ma l'abbiamo giocato prima, Fall Guys. Domani ci rigiochiamo. Addirittura buata per Fall Guys.
sparando dappertutto tranne che qui. La tua campagna contro le zanzare maschie. Aspetta, non sono le zanzare femmine quelle stronze? Mi sa che le zanzare maschie non fanno niente, poverine. Mi sa che sono quelle femmine che rompono il cazzo. Potrei ricordare male, ma mi pare che siano le femmine quelle che usano il nostro sangue da cospargere sulle uova. Sono le femmine, esatto. Sì, vedi? Sono le femmine quelle moleste, sì. Zanzare femmine. Sono le femmine, ma senza maschi le femmine si estinguono. Make sense. Ha senso, è vero, è vero. Non ci ho pensato. Ok, vai, possiamo finalmente ampliare la borsa delle risorse. Oh, ampliare tanto, tra l'altro. Potenziamento borsa abiti 2, capacità più 5. Beh, attualmente non mi serve questo. No, a me invece mi hanno già rotto un po' le balle, perché quest'anno non so se non hanno disinfestato bene. Però mi stanno massacrando le zanzare. E di solito qua non ce ne sono. Ciao Dennis, buonasera. Grazie per il visto. Sì, è stato molto divertente. Siamo divertiti. Domani giochiamo ancora. E mi sono molto divertita. Vedo dov'è però. Però sono molto vicina. Vabbè, ma dai, non c'ha senso sprecare una freccia qua. Ma! Un colpo silenzioso? Ma perché mi hanno aggrato tutti? Un bel bottino. Un bel bottino. Lasciami stare tu. Paladino. Che difende le altre macchine, questo. Sta bene. Prima volta ti fai cavoli tuoi. Il Covid rende il sangue più saporito. Deve essere qui che hanno massacrato lo squadrone. Che distruzione. Oddio. Che è successo qua? La dopoguerra ha lasciato qualcosa. Parecchie macchine. Tutte controllate dagli assassini. Hanno lanciato una mandria impazzita giù dal pendio. Hanno fatto una roba alla Mufasa? Sì, 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 ma finiamo Silt. Sì, è vero. Sì, lo volevo finire. Adesso facciamo Silt. Arrivo a un falò. Va bene. Sì, bravo che me l'hai ricordato, che dai, in un'oretta dovremmo farci. Se voglio trovare il capoguerra Suna, il sito del massacro è la mia unica pista. Mi inchino innanzi a te, umile. È una quest lassù. È al sicuro con la donna. Yes. Qualsiasi cosa mi succede. Sì, dai, tiltiamo. Abbiamo giocato poco oggi a Horizon. Mannaggia. Vabbè, ma tanto sto gioco, guys. Dopo ci metteremo a finirlo. Vorranno i mesi. I mesi. Aspetta, non ho spento la play.
Ciao, spaghetti! Grazie, sei benvenuto. Grazie mille. Grande Poli. Sì, il tempo meridiano ci sta, sì, sì, meno atmosferico, sì, indubbiamente, però dai, ci sta un po' di siltino. Allora, questo è un gioco molto d'atmosfera, ragazzi. Eravamo all'ultima parte. Quindi è bello, è un indie questo. No, infatti, ma infatti ci sta Horizon, giocarlo così. Ogni tot facciamo un pezzettino. Sì, va centellinato, sono d'accordo. Piano piano. Tanto, tanto è lunghissimo, raga, cioè ce lo portiamo avanti mesi, secondo me, Horizon. Prendo da mangiare, ma però solo 6, vabbè.